Ok, proseguiamo. Lì ci abbiamo già due fontane che devo andare a recuperare. E qui abbiamo un salto un po' particolare da fare. In un certo senso è una fortuna che mi ricordi ancora certe zone, ma mi ricordo anche i percorsi del cavolo che bisogna fare per ottenere certe ricompense. Solo per cercare acqua per i riti sacri. Ok. Acqua per i riti sacri. Proteggere il benessere della città. Indifferente al destino del suo popolo, la Vergine Vestale di Roma aprì le porte della città ai Sabini per permettere loro di attaccare Roma in cambio di oro. C'è poco da assolvere, onestamente. Già ha condannato un'intera città, sorella. Finché era poca gente ancora. Ti potevo dire forse. Ok. Però cavolo, un'intera città. Un po' tanto, leggermente, c'erano anche innocenti, forse, sai, bambini, vecchi. Io intanto mi refillo. Questa qua della salute, onestamente, la lascerei da parte. Non che ci serva, perché tanto probabilmente mai torneremo da queste parti, ma si sa mai. Lasciale lì. Allora, io c'ho tutta la roba che mi serve, giusto? Sì. Ok, dai, finiamo di livellare questi per il momento. Appena arriviamo sicuramente a Santità 5. Ok, questo me lo ricordo, questo fa male se ti becca. Tra l'altro, se non ricordo male, forse lui c'ha la parata perfetta come cosa, sai? Vediamo. Ok, dopo un po' te la rompe. Dai. Sì, però devi starti anche un po' fermo, fra. Vieni qui. Non sei l'unico che può usare magie strane. No, non funziona. Va bene. Dai. Beccati questo, cretino. Meglio martorizzarlo fin tanto che è ancora fermo. Fin tanto che ancora non si muove. Esatto. Vieni qua tu, che già che ci siamo, magari con questi 10 punti piano piano riesco ad arrivarci al livello superiore. Forza. Ci metto purtroppo di più, ma è comunque a modo suo esatto. Bene farlo. E via un po' tutti dalle scatole. Ah, me ne è arrivato un altro. Beccatevi questo. Ecco fatto. Purtroppo lo sapevo che non sarebbe durato abbastanza il mana. Aspetta. Vai. Speravo di prenderlo. Dov'è? Eccolo lì. Ok, andato. Vieni qua. No, cavolo. Non riesco. Con tutta sta gente non riesco a farlo. La triangolata. Ecco qua. Vai. Ah, merda. E levatevi un po' tutti dalle scatole. Mi sa che faccio una brutta fine. Oh, aspetta. Dai che forse. Ok, vieni. No. Perfetto, andato. Con uno schifino di vita. Facciamo un po' schifo in queste zone, eh? Oh no. Ah, ok, aspetta, forse posso uscire, vero? Forse. Esatto, ho ancora possibilità di uscita. Grazie, ho fatto benissimo a non consumarla. Allora, non mi ricordo cosa dobbiamo fare qui. Ok. Prendiamo questo.
Perfetto, sì, grazie. Scendete. Ok. Se non ricordo male... no. Devo fare tutto in tempo qua. Però quella rimane aperta. No, scherzavo, ok. Ok, aspettiamo che arrivi. Esatto, fino in cima. E ora sbrigati a salire. Bravo. Eccoci qua. Vai. Allora, prima Gargoyle. Vediamo che cosa ci dà. La reliquia, l'ala del diavolo, ok. E in pietà 5 richiede aumenta i danni inferti all'attacco aereo di Dante. Ok, non male, ma possiamo avere di meglio. Ok, prima di tutto apriamo questo. Dante scatta. Vai, tira giù. Ecco qua. Vai, sali, bravo. Dobbiamo fare in fretta perché qua il tempo è letteralmente contato. Passa, salta, vai. Perfetto, fatto. E ora proseguiamo. Si sale o si scende? Si scende, sia mai. Non si sale mai all'inferno, si scende solamente. C'è niente da queste parti? Non mi sembra, perfetto. E allora, ok, lì abbiamo un altro gargoyle. E anche un diavolo cattivo. Ok. Oh oh. Ok. Questo non è good. Ma aia. Muori. Io, esatto, devo scendere. Sì. Occupiamocene subito. No. Stronzo in piccione, vai via. Ecco fatto. Vai. Andato. Vabbè, questo giro è stato facile. L'abbiamo colpito prima del tempo. Qui che cosa abbiamo? Moneta? No, solamente anime. Qui forse abbiamo una moneta, vediamo. No, sì, perfetto. A quanto siamo? A 3 sacchetti su 6. Metà del percorso. Voilà, salito di livello, grande. Oh, attenzione. Che tra l'altro non mi ricordo se questi one shotano o no. In realtà... Ok, no, per arrivare da lui dobbiamo fare un altro percorso, immagino. Per arrivare dal gargoyle. Il più che non mi ricordo se ste cose shotano oppure fanno semplicemente danno. E onestamente... Arrivato a questo punto non mi va neanche di scoprirlo. Tu chi sei? Gesio Floro. Procuratore romano di Giudea, noto per la sua avidità. Piegò e spezzò uomini innocenti per mero torno conto personale. C'è poco, onestamente, da assolvere qua, eh. Onestamente, parlo onestamente come al solito. Dovrei iniziare anche ad assolvere. Però, Ok, e con questo in realtà ci siamo presi il nostro bonus tanto agognato reliquario. Prendiamolo e ora possiamo avere 3 reliquie. Sarebbe stato meglio averlo prima di rompere le 2 fontane? Assolutamente. Quindi siamo a Empietà 4 e Santità 3. Ecco, questo effettivamente ci farebbe comodo. Però dovremmo effettivamente prenderci un bonus dalla Santità adesso. Dobbiamo arrivare a Santità 5. Aspettiamo il prossimo giro. Vai. No, 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 fermati. Vai, 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 apri. Entra. Ok, fatto. Fermata? Ah, ma si era abbassata. Sai che non ci avevo fatto caso? Onesto? Fa vedere, c'è qualcosa qui? No. La vera rottura di balle è che dopo mi devo fare di nuovo il giro. Però no, in realtà forse mi basta saltare ora. Vediamo che cosa sei. L'oro sprecato, vediamo. Ogni attacco andato a segno aumenta la velocità di riempimento di redenzione, che effettivamente unito a questo può essere una buona combo. Dipende quanto usi la redenzione. Proseguiamo. Ste porte io le ho sempre adorata come animazione. È una stupidata bellissima però. Allora, di qua abbiamo una... Ah, me la ricordo sta zona, me la ricordo. Da quelle due parti ci sono i cagnoloni giganti. E se non sbaglio ci dovrebbero essere anche delle seghe rotanti, esatto. Qua è cattiva la zona. Eccolo lì, infatti. Guardalo che stronzo.
ovviamente adesso arriva gente che inizia a bloccare il tuo cammino. Oh, ma guarda. Vediamo. Ovvio, non sia mai, no? Però dovete rimanervene buonino voi due. Soprattutto perché vi devo... Ecco, esatto, non dovete morire per le seghe, che è una roba stupidissima da dire. No, 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 no. Fermo lì. Prendilo in piedi. No, ho sbagliato. Ok, perfetto. Non morire, mi raccomando. Non morire per le seghe. Si dice morto di figa di solito, non morto di seghe. Esatto. Muoviti. E vai. Che in realtà questa roba è anche una buona farm di punti, mi sa, eh. Però dobbiamo fare attenzione noi. Via. Ok, vai. Perfetto. È andata esattamente come doveva andare. Ti devi sbrigare ora, Dante. Ecco, ci abbiamo messo troppo. Vai, 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 vai. Ok. Ho ancora... Era quello che speravo di avere ancora un po' di mano, onestamente. Vai, 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 vai. Perfetto. Sono appena spawnato, fra un attimo. Non vedo, sono in una angolazione un po' stupida. Oh, ecco appunto. Sono in un'angolazione sconveniente dal mio punto di vista. Ecco qua. Devo vedere un attimo cosa c'è in giro. Forse non è stata una grande idea. Forse potrei anche aspettare di salire in groppa al cagnolone se riuscissi a muovermi. Però il mana ci serve se vogliamo stare un po' più tranquilli. Perfetto. E ora combattiamo. Perfetto. Vai, sali. A parte che come è successo che lui è già a meno vita? Quando è successo? Ora triangolo, se non sbaglio. E poi quadricerchio. Cerchio. Ecco qua. Perfetto. Mi sa che lui, il cagnolone, ha preso un sacco di danni. No, ti devi girare. Dicevo, ha preso un sacco di danni per via del dei cosi esplosivi, sai? Attaccalo. Perfetto, attacca anche lui. Ok, dovremmo essere a posto ora. Vediamo, tutte le reliquie sono salite di livello? Lui è salito di livello, perfetto. Allora, il remo lo lascerei e aumenterei già la coda. Aumentiamo la coda perché così quando dovremmo aumentare lei, almeno ce l'abbiamo già maxata. Non riesco a prendere quella fontana. La cosa mi sta dando molto fastidio. Guardala! Non posso scendere. Che metti caso che è la fontana che ci aveva dentro la moneta? Onesto, solo per scrupolo sono andato a vedere se questa fontana ci avesse dentro una moneta. Per fortuna non ce l'ha. Per fortuna non ce l'ha. Ora, tu tieni aperto per favore, poi avrai la tua libertà. No, avrai la tua libertà, dicevo. Dante, porca di quella puttana, dai. Ma a parte i cosi di fuoco qui, da quando? Quando mai sono apparsi sti stronzetti? Ah, Virgilio, salve. Tutto l'oro che è sotto la luna o che vi fu non potrebbe dar sollievo a quest'anime stanche. Eh beh, ci credo anche io. Quale beffa vien fatta dell'inutile lotta al possesso che tanto breve la vita rende?
accumuli per tutta una vita, poi crepi. Non riconosco nessuno qui. Nutri pensieri vani. La vita priva di giudizio che li rese osceni li fa ora indistinti. Ha senso. Prima volevi distinguerti perché eri ricco, ora sei uguale a tutti gli altri. Allora, qua che cosa abbiamo? La discesa. Di qua invece abbiamo tante belle macchioline di sangue. Che c'è qui? Ok, fontana. Sicuramente con moneta. Sicuramente con moneta. Dai, non ti dico che forse ce la facciamo a prenderle tutte, però ci spero, sai? Sarebbe, credo, la prima volta. E qui abbiamo Gargoyle. Altra reliquia. Tre reliquie in una zona sola. Le monete di Pluto. Aumenta il tempo disponibile per eseguire le combo che permettono a Dante di ottenere punti stile e incrementare il contatore dei combo. Eccolo qual era. Non era uno degli oggetti esatto DLC, ma era questo, quello che ti permette di arrivare a 100 di combo senza essere interrotto. Che paradossalmente, quando arriveremo in quel punto, avere i danni aumentati dalla falce potrebbe essere più un problema che altro. Perché noi dobbiamo arrivare a 100 di combo, ma se uccidiamo prima i nemici, ovviamente dobbiamo aspettare che ne arrivino altre, magari perdiamo tempo. Beh, tre reliquie in una zona sola, guarda che comunque tanta roba. No, ti prego. Fantastico, è appena crashato il gioco. Questa volta la fontana la prendo, affanculo. Ok, questa volta saltiamo prima che il gioco possa crashare, perfetto. Avanziamo. Posso scendere? Sì, posso scendere. Allora, credo che questa sia la nostra destinazione, ma... Esatto, prima... me lo ricordo lui. Occupiamoci. Vai. Forza, lanciamene un altro. Mi sa che lui ci sta dicendo, guarda che non sei l'unico che può lanciare cose. Dai. Bastardo. Ancora, ma basta lanciarmi cose in volo. Guarda che te lo spacco con lo scudo, cretino del cazzo. Ti ammazzo io. Ecco qua. Ok, ora iniziamo a guadagnare un po' più di quantità di punti, anche perché adesso mi sa che ci conviene, sì, tenercelo da parte, veramente, la reliquia che ci aumenta santità e impietà. Grazie, ce n'era un'altra, sì. Ok, quindi si abbassa il muro e il gioco crasha di nuovo. Ma porca, perché sta zona si blocca? Mi sembra davvero di giocare con la PlayStation 3 ora. Ok, vediamo se si blocca un'altra volta. A questo giro sembrerebbe funzionare. Teniamo le mani alzate che non si sa mai. E speriamo vada tutto bene. Eccoti qua, ti pareva. Oh oh, attenzione. E niente. Questo è fastidioso quando si muove. Quando sono due è anche peggio, attenzione. Ecco fatto, vieni qua. No, che palle. Questi qua, vediamo se riesco. Niente. Quando sono in movimento non si possono bloccare, sfortunatamente. Ed essendo che siamo in due, viene ancora peggio. Ecco qua, perfetto. Devo saltare, immagino, vero? Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, ce l'abbiamo fatta, meno male. Tra l'altro, quella sfera lì
Me la ricordo benissimo. Ah sì, mi lanci anche tu le cose addosso adesso. Allora, quelli lì che ruotano saranno fastidiosi, ma queste sono veramente peggio. Queste veramente rugano tantissimo la minchia, perché queste schivano e ti appaiono alle spalle. Sono veramente... Vieni qua tu. No, che fai? Smettila. Tu vai via. No, fermo. Ehi, ti pareva. Sì, ti piacerebbe. Guardale. Che palle quando... Niente, ste qua purtroppo sono veramente difficili da schivare. Ed ecco perché bisogna usare gli attacchi a distanza su di loro. Però dai, vedo un punto di salvataggio. Qualcosa possiamo fare almeno. Vedo anche la pozza del mana, quella della cura. Anzi, due punti di salvataggio. Meglio ancora. Posso scendere? Mi fate scendere, per favore? Devo scendere da solo? Sì, devo scendere da solo. Eccomi qua. Ed ecco perché è consigliabile sempre avere un po' di mana. Ok, tu cos'è che facevi? Vediamo. Non mi ricordo, cos'è che fa? Ah, ok, lancia le palle di fuoco. Ok, ora mi ricordo perfettamente cosa dobbiamo fare. Allora, qui ovviamente sia mai appare gente. Vediamo se... Aspetta, devo fare una cosa. Prendiamoci questo qua di potenziamento, che forse anche con le stronze... Allora, con quelli volanti non serve a molto, ma magari con le donnine stronze riusciamo a cavare. Vai Dante. No, dobbiamo per forza ucciderli. Va bene, uccidiamo la gente allora. Sai cosa? Ne lascio giù uno di questi qua che sparano palle de fuoco. Questi qua con lo scudo sono iper resistenti, anche quando non si parano. Anche quando non si parano, dicevo, hai rotto le palle. Veramente hai rotto le scatole. Che cazzo sti cosi che sparano fuoco. Mamma mia, lo so che adesso riappaiono, però che palle. Dante, stai lontano. No, fermo. Bravo, che quello lì mi ha bloccato la combo. Che questi li dobbiamo assolvere, che dobbiamo arrivare al prossimo livello. No, non ci arriva, d'accordo. Il problema, ecco appunto, è che quelli volanti respawnano. È una gran rottura di palle. Il problema è che questi qua invece con lo scudo, se sono lontano, non li vedo. No, fermo. No, cacchio, è morto. Vabbè, dai. Uno di meno. Volevo assolverlo, cavolo. Sì, ti piaceva, eh? Ti piaceva l'idea di potermi colpire, vero? Ti sarebbe piaciuto? No, Dante, non cadere nella pozza d'oro. Piuttosto fai cadere lui, va benissimo. Non vedo, che succede? Piuttosto fai cadere lui, ma... Tu, per favore... Stai lontano da quella pozza. Assolvilo. Vai. Giù e su. E siete rimasti solo voi ora. Ecco qua uno. È ancora vivo? No, finalmente. A me piace giocare a sti giochi, tutto quello che vuoi, però c'è da dire che non sono il più bravo in assoluto a schivare. Penso si sia
ormai capita la cosa. Però davvero, mi piace giocare questi giochi. Però certi colpi veramente sono da infami. Certi colpi sono veramente da infami. Non si possono proprio evitare. Ed è veramente una stronzata. Io li adoro sti giochi, questo, God of War, molto belli, per carità. Però, cioè, non è possibile che non puoi schivare certi colpi, non è proprio plausibile. O magari ho sempre sbagliato io, tipo con le tizie lì, con il pipo de fuoco, il pipo allungabile. Magari ho sempre sbagliato io, per carità, può essere anche. Vediamo, quindi qua abbiamo una sicuramente con la moneta e una no. Eccola qui. Madonna mia, dai che guarda. Non ti dico, però ci spero. Però ci spero. Io per adesso continuo a tenermi le reliquie, queste due, che così qualcosina in più, zitto zitto cacchio cacchio, aumentiamo. Spariamo anche la seconda statua. Ecco, qui aspettiamo che cala di sotto. Ecco qua, allora di là non c'è nulla e qui abbiamo una statua. C'è qualcos'altro qua? No, perfetto, salvo. Forse questo attacco ci può aiutare con le tipe lì, perché magari riusciamo a stannarle. Anche senza mana riusciamo a stannarle, dai. Devo sperare che possa funzionare. Onestamente, hai sprecato la tua vita. E lui, io ero rispettato. Allora, c'è da dire che effettivamente è strano che Dante non se ne accorga, però un po' capisco anche il suo punto di vista. Cioè che non si renda conto che questo effettivamente è il suo d'inferno, perché alla fine se ci facesse caso, suo padre sia all'inferno, ma non dovrebbe essere il gran capo di un paio di palle. Cioè non è un re, non è stato niente di importante. O forse se ne rende conto ma se ne sbatte lo stesso. Punto. Credo sia più forse un fatto che proprio lui ha solo una roba in testa al momento e quella roba è l'unica cosa che lo sta spingendo fino in fondo, letteralmente. Allora, Virgilio, che hai da dirmi? Non far che Pluto, dio della ricchezza, ti ostacoli. Per qual potere abbia il maledetto lupo? Ok, altro? Come potrò andare avanti? Volsi nell'alto il viaggio tuo, laddove Michele fe vendetta della superba ribellione. Altro? Niente? Non mi dai nulla questo giro? Vabbè, in realtà mi sembra che stiamo andando bene. Siamo a metà dei, appunto, delle reliquie. Buona parte dei soldi già ce li abbiamo. Ecco lì Pluto, il cane di Topolino. Pluto, dio della ricchezza. Vedi? Questi sono i segreti che la Disney non vuole dirti. È così che i complottisti escono fuori con sti messaggi spesso. E te, vai via. Vediamo, aspetta. No? No, lui non si stanna. Il Beyblade qua non gliene frega niente assolutamente, purtroppo. Al Beyblade proprio. Quando è attiva la sua animazione, forse l'unica cosa che può fermarla è questo. Ma proprio perché abbiamo modo di stare un po' a distanza qui, perché sennò se parte, chi lo ferma più quello? Poi io in questo momento non sto neanche giocando, diciamo, nel modo corretto. Ecco, vabbè. Qua mi ha preso mentre stavo facendo l'animazione. Ok, e uno è andato, due andati. Vediamo se le donne col pipolo. Ok, loro funzionano. Allora, funziona, ma mi sa che purtroppo morirò. Abbiamo troppa poca vita, però la nostra fortuna al momento è che abbiamo un'arena veramente enorme. Negli altri casi la fortuna è che dovresti schivare. No, Dante, la mira però,
Comunque, dicevo, in questo momento non stiamo neanche giocando nel modo corretto, perché purtroppo stiamo giocando senza i potenziamenti corretti. E per potenziamenti corretti intendo i potenziamenti della falce e il potenziamento della croce. Sto lasciando queste cose da parte al momento, perché ovviamente ci serve livellare tutto. Ok, quindi per passare ora dobbiamo salire lì sul suo piatto, quindi vai, gira ancora. Questo qua ci fa salire in alto, questo è la nostra pedana in basso. Vai, perfetto, muoviti prima. Ce la facciamo, però muoviti prima che si sciolga di nuovo tutto l'oro. Ed ecco un altro punto di salvataggio. È passato tanto tempo effettivamente da quando l'ho giocato con il New Game Plus. Effettivamente le differenze dal giocarlo da zero si vedono. Le differenze dal giocarlo da zero si vedono effettivamente. Moneta oppure no? Vediamo. No, secondo me no. Esatto, questo era solo un po' di vita. Grazie. Un po', porca miseria, ci ha refillato. Vai, passiamo dall'altra parte. E hop, oh, hop. Oh, hop, oh, hop, oh, ciao. Eccoci qua. La ruota della fortuna. Colui che fece i cieli nominò una guida che scambiasse i beni vani da un sangue all'altro. Ok. Mi regali qualcosa ora? Chi è codesta signora fortuna che i ben del mondo ha tra gli artigli? Il tuo saper comprenderla non può. Ella provvede, giudica e governa il suo reame. Necessità, insomma, la fa essere veloce. È su un altro livello, su un altro piano dell'esistenza. Com'è considerata? Colei è spesso messa in croce, anche da coloro che lodarla devono. Lieta, la ruota gira, e beata sta in felicità. Ma effettivamente, però, un concetto come la ruota della fortuna, se ci pensi, perché si trova all'inferno? La fortuna non dovrebbe baciare effettivamente i buoni? Se ci pensi, nulla effettivamente ha senso. Ok, non c'è nulla qua in fondo. Ed eccola lì, la ruota della fortuna. Qua non abbiamo nulla, se non... Allora, la cosa buona è che grazie a questo attacco finalmente abbiamo avuto il tempo di imparare a stannarle. Grazie a questo... Via, 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 via. Eh no, ormai ho imparato il trucchetto. Ecco fatto. Stanna e poi schivo. Sì, certo, però voi... La vostra schivata è infinita, però, Sta cosa è ingiusta, vorrei che voi lo sapeste. Andrò dai sindacati per tutto ciò, Ecco qua. Iniziamo a mettere qualche puntino sulla I. No, appare di nuovo lui. No. Con così tanta gente magari no, dai. Devo iniziare a liberarmi di qualcuno. Vieni qua tu. Perfetto. Le tizie col pipolo se ne sono andate. Ottimo. Vedi perché dico che stiamo comunque giocando svantaggiati? Perché comunque io dovrei giocare col potenziamento adatto ora. No, fermo. Ovviamente mi ritrovo a fare meno danni con più tempo solo perché voglio livellare tutti quanti gli oggetti. No, 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 guarda. Questi qua esplosivi me li gioco volentieri contro di loro. Aspetta. E basta un po'. Che effettivamente unito al turbine della lussuria, quella combo lì è ottima, sai? Ecco qua. Vai, vai, vai.
Il problema sai qual è? È che io se mi concentro solo su una non vedo dove sono gli altri. E per uno intendo un tipo di nemico ora. Perché ora loro mi stannano e lui mi mena. E lo so che è proprio quella la combo. Lo so benissimo, è ovvio, è palese. Però cavolo, fastidioso. Fastidioso. Veramente troppo. E che cazzo. Via tutti un po' da lì. Ecco qua. Qualcuno se ne deve pure andare. Qualcuno deve morire. E porca di... quella puttana sicuramente sarò io. Eccolo là, ti pareva? No, no, e dai, ero lontanissimo. Ero lontanissimo, dai, che bugia del... del cacchio. Beh, adesso ci muoio. Adesso muoio. Per forza. Niente, morto. Niente, per questo freghiamoci dei potenziamenti, avremo tempo di farlo. Mettiamo la roba importante. Ok, e le tipine se ne sono andate. Rimani ora tu. No, 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 no. Lontano da qua tu. Sì, guarda, con tanto piacere. Con tanto piacere, ma guarda, anche no. Muori. Vieni qui. Ancora, 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 vai. Ancora uno. Morto? No, è ancora vivo e vegeto. Eccolo qua, vai. Addio. Grazie delle cure. Ah, questo è giù. Questo non ho idea di come mi abbia preso. Ok. Ora abbiamo la falce potenziata. Abbiamo tutto potenziato. Non ti dico che vinciamo, però. Se dobbiamo fare qualche danno adesso, lo facciamo. Dante, le combo però, che cazzo, anche tu. E che palle. E dai. Vieni qua tu. Questo giro almeno lui ce lo siamo già levati dalle scatole, perché non abbiamo subito consumato il mana. Rimanete solo voi ora. Ora nulla è difficile, se non fosse che vado a lanciarmi esattamente dove la stronza voleva farmi la carica. Dai. Eccola lì, infatti. Mamma mia. Effettivamente a livello di danno qualcosa abbiamo visto in più ora. Con 2005 che ci faccio? Potrei fare questo. Per quanto strano possa sembrare, la carica della croce può essere utile. Anche se questi non sono male, La carica mentre siamo in volo, che così mi fa rimanere ancora più tempo in aria. Ho tempo maggiore per poter schivare. Sto giro non c'è nessuno in giro, mi sembra di no. Basta pipistrelli? Morti? No. Col cavolo. Aspetta. C'è qualcosa qua? No, solo la morte. Ok, saltiamo subito da questa parte. Ok, se tutto è giusto, esatto, siamo sopra la statua di prima, dove abbiamo sparato le palle di fuoco. Tu chi sei? Mio amato, devi Fulvia. Solamente a me. Tempo moglie di Marco Antonio, fu posseduta dall'irrefrenabile avidità, conosciuta come la donna più avida di Roma, perseguì il potere di tutti i modi.
Vabbè, però non mi sembra abbia fatto nulla di cattivo. O sbaglio. Che nonostante tutto l'auto è soluzione, comunque il minigioco ci dà un bel po' di anime, ma non mi ricordo quanto ci dà l'auto soluzione. Vediamo. Ci dà 300 anime, quando facendo il minigioco possiamo arrivare almeno a 700. Non è che cambi chissà cosa, ma comunque meglio di niente. Che volendo fare appunto i pignoli, io ho appena salvato. Con 30 presi ci otteniamo 800 anime, 500 anime in più, buttale via. Sia gloria nella pace dei suoi tempi. Se ci passa e abbiamo voglia, io la soluzione la faccio. Se no, grazie dell'autosoluzione, gioco. Scendiamo? Sì, come al solito. Ok, andiamo a prendere il bestione che sta nuotando dell'oro. Oh, se ci pensi, sti bestioni qua sono fenomenali. Sono veramente, mamma mia, duri a morire. Ok, ecco la piattaforma. Ah, ecco perché mi ricordavo tutta la parte in cui calava l'oro. Era questa. Dobbiamo sostanzialmente, esatto, evitare che lui faccia i colpi. Verso il basso, tipo. Occhio, eccolo lì appunto. Occhio, e niente. Vedi, per fargli un colpo, automaticamente finisci preda di quello dopo. E niente, qua ho sbagliatissimo. Dante però, va bene che quando sei in animazione non puoi schivare e fare grandi cose. Però almeno quelle più semplici, cavolo. Allora, triangolo. No, ma l'hanno cambiato. Non era triangolo, quadrato, cerchio? Secondo me l'hanno fatto apposta. Eccolo là. Per questa fase. L'hanno fatta apposta per questa fase. Perché così non sei abituato e non te l'aspetti. Vai, vai, vai. Questo giro ci muoviamo subito. Sai qual è un oggetto che effettivamente dovrei usare contro di lui? Fermi un attimo. L'abilità di schivare anche durante gli attacchi. Perché così ho modo esatto di poter interrompere la combo e subito evitare l'attacco, anche senza interrompere. Sai che forse ho sbagliato io? Era quadrato triangolo anche prima? Sai che forse ho sbagliato? E ti pareva. Questo qua ora viene per buttarci giù, eh. Qua dobbiamo menare forte subito. Tirate giù quello stronzo! No, e ti... no, e che cacchio. Non ho avuto... Come? Ma che bugia del cavolo. Non era neanche arrivato lui. Questa è stata proprio ingiusta, perché lui non era proprio neanche arrivato dove ero io. No, qua ho proprio cannato Flavio. Ecco qua. Se non ti dispiace, scendi dal mio cane. Triangolo e cerchio. Ecco qua. Ora ci dobbiamo proprio muovere. Arriva qualcosa qui? Sì. Arriva lui. Buttalo giù quello, buttalo. No, 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 è già arrivato dietro. Ecco qua, vai. Tanto è inutile che fate qualsiasi cosa, a meno che non sei quello che può buttarmi giù da cavallo, non puoi fare nulla. Ok, muoviamoci a questo giro prima che... Tanto non arriva, però prima che arrivi chiunque. Ecco qua, vai. È il momento di avanzare.
Che poi le animazioni di sto cagnolone qua sono bellissime. Cioè, è proprio un cucciolone lui. E tra l'altro, esatto, siamo dove eravamo prima. Bravo cane. Quando siamo in groppa al cane, cambiamo tranquillamente le cose, perché tanto prendiamo punti esperienza lo stesso. Ecco qua. Aspetta, no, prima devo tirare giù la testa, sì. Devo tirare giù la testa, ma non ora. Vai subito su di quello. Quello lì deve morire immediatamente. Non me ne frega nulla degli altri, perché tanto, onestamente, posso fare relativamente poco. Lui non ho voglia di dover di nuovo combattere contro il cagnolone. Che se ci pensi, mi sa che... No, è andato. Si è mosso prima. Esatto. Si è mosso prima che io potessi fare qualcosa. Dicevo, il cagno... No, no, ti prego. Ma perché questa zona va così di merda? Perché va così male? Però sta andando. Piano, ma sta andando. Per qualche ragione, questa è la zona che fa andare a puttane tutto quanto l'emulatore. Ok, aspettiamo qua. No, cane. Ecco qua, aspettate che io... Esatto, mi libero di voi. Vai, 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 bestione. Corri. Vai, sal, bestione, dai. No, e che palle. Sei imbambolato. E c'era il trick and track. Ma in realtà, se volessimo essere pignoli, ce l'avevamo già fatta prima. Cioè, se volessimo essere anche un filo onesti, vai un po' più su. Ce l'avevamo... Dove vai? Dall'altra parte. Ce l'avevamo fatta benissimo prima. Che se ci pensi, in realtà, poi sto cane qua, tutte le volte che l'abbiamo incontrato, non è mai morto. Non è morto prima con gli spuntoni giganti. Forse non è neanche morto all'inizio del gioco, quando siamo caduti da quella torre enorme e c'era il fossato. Allora. Da quando sei nato. Sì. C'è quello, esatto. Sì, 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 guarda. Provaci. Che io ti faccio il culo se ti avvicini al mio cane. Devo... no, devo aspettare. Perfetto, grazie del mana. Vai, abbrustoliscilo. Bravo, Fuffi. Aspetta, nulla, nulla. Dobbiamo sempre tenerci... No, 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 e che palle. No, a parte che lui è velocissimo. Molla il mio cane. Eccolo lì. Muori, scemo. È il mio cane lui. È il mio Fuffi. Tu sei l'ultimo? No. Ce n'è ancora uno. Ecco qua. Perfetto. Ottimo. No, esatto. Prima concentriamoci su quello fastidioso. Ecco qua, ora mi posso concentrare su tutti voi. Che poi sono tutte anime gratuite queste, cavolo. Siamo già a 2000 passa anime. Ok, è morto? No, è ancora vivo. Perfetto. Pensi di essere l'uomo migliore di tuo padre? Sì. Penso di essere fin troppo simile a mio padre. Lungi da me, codardo! Beatrice non se lo merita! Non me ne andrò senza di lei! Allora scopriamo chi di noi due è il migliore. Facciamo la vecchia maniera, forza!
Però ha ragione. Cioè, nel senso, non Dante, non il padre. Ha effettivamente senso quello che sta dicendo. Vuoi davvero dimostrare di essere meglio di me? Vieni, dimostramelo. Bello. Come concetto, bellissimo. E il cane è ancora vivo. Eccolo qua. Aia. Purtroppo sai che non mi ricordo come evitarla. Tutto questo per una donna? Sai che non mi ricordo effettivamente come evitarla quella lì? Aspetta, che reliquie ho? Esatto. Almeno durante le boss fight teniamoci. Le cose. Almeno durante la boss fight teniamo la roba utile per noi, esatto. Cazzo. Ho già svaccato. Madonna mia, anche da morto. Ok, però l'ho capita finalmente questa battaglia. Dobbiamo rilanciargli indietro le croci. Il problema qual è? Che lui, quando ne blocchiamo una, lancia in automatico la seconda. E quello è il vero problema. Non mi ricordavo che questa battaglia fosse così una gran rottura di palle. Però se gli stiamo sempre vicino, lui non ha il tempo di lanciarle le croci. Però dobbiamo. Ecco qua. Sfruttare i momenti in cui lui è a terra. Sei abbastanza uomo per questo. Ecco qua. E anche la seconda fase è andata. Non abbiamo più mana, ma dobbiamo sfruttare tutto il tempo a disposizione che abbiamo, purtroppo. Dobbiamo sfruttare al meglio questa breve distanza che abbiamo per poter caricare il colpo e ucciderlo. Tale padre, tale figlio. Avanti! Usami come scusa! Incolpami di tutto! Quasi senza danno, quasi. È tutto ciò che potevi offrirmi? Non sono responsabile dell'uomo che sei. Quello è vero. E non sarò dannato come te. Cioè, in parte sì, è anche colpa sua, se ci pensi. Madonna mia, questa parte qua sta laggando tantissimo. Ok, l'incantesimo. Hai trovato un nuovo incantesimo. Peccati del padre. Oh, Dio mio. Oh, ma tutta quest'area è stata un inferno. Che poi mi sono appena reso conto della battuta. Tutta l'area è stata un inferno. Però, va bene. Comunque gli incantesimi DLC, wow, bellissimi, utilissimi soprattutto. Questo incantesimo qua invece è molto utile, soprattutto al terzo livello. Però non mi ricordo se come con lui si accaniscono poi su un nemico. Credo di sì, ma non ne sono convinto al 100%, sai? Comunque, una volta capito il meccanismo, per fortuna è diventata fattibile col giusto setup. Ok, l'occhio di Alighiero. Che fa? Dante è in grado di assorbire una certa quantità di danni quando viene attaccato. Al crescere dei danni della reliquia, aumenta i danni che Dante può assorbire. Ok. In sostanza,
ci dà più resistenza, il che in realtà forse non è neanche male. Oh, che scontro fastidioso questo. In realtà... aspetta. Arretrai finale, me la son cavata mica male. Una volta capito tutti i meccanismi. Cosa abbiamo qui? La borsa dell'avaro, vediamo. Aumenta il tempo a disposizione per eseguire un contrattacco. Sai che potrebbe non essere male? Il problema dei contrattacchi è che ovviamente devi... pam, beccarlo al tempo giusto. Fammi solo vedere una cosa. Con livello 2 facciamo i contrattacchi in automatico. Però il gioco come fa a sapere quale contrattacco fare? O forse ogni blocco diventa un contrattacco e io basta che faccio l'attacco? È da capire. Effettivamente, forse non l'ho mai usato quell'attacco.